Fondamentalmente io dove volevo arrivare ci sono arrivato, quindi ora mi sento rispetto alla carriera e al lavoro particolarmente rilassato, anche se continuo a dover lavorare, a dovermi mantenere, a dover fare lavori che spesso non voglio fare solamente perché mi pagano l'affitto, però ecco, come soddisfazione personale il fatto di aver comunque creato tante storie, fotografato tante storie che volevo, ho vari libri firmati da me che sono andati molto bene, hanno fatto sold out, ristampe, ho vinto premi, ho lavorato su, National Geographic, più storie pubblicate, devo dire, ecco, non sono uno di quelli che può lamentarsi di come gli è andata la vita, perlomeno dal punto di vista della carriera. Timeline. Successi, ricordi, emozioni e sofferenze di una vita. Gabriele, come ti presento a chi non ti conosce? Sono Gabriele Galimberti, sono chianino, anche se adesso vivo nel comune di Arezzo, quindi mi sono avvicinato alla città. Ho 46 anni, faccio il fotografo, giornalista. Voilà, più o meno questo è il riassunto molto breve di come presentarmi a qualcuno. Inizi nel mondo della fotografia? Allora, ho iniziato con la fotografia quando avevo circa 20 anni, dopo aver provato varie altre cose. Di base, in realtà, l'unico titolo di studio che ho è da geometra, perché mio padre è geometra e quindi quando ho deciso da pischello cosa potevo fare nella vita, ho pensato di seguire le orme del babbo. Quando ero teenager, volevo fare lo skater perché amavo andare sullo skateboard e pensavo di poterne fare una professione perché lo vedevo fare ai californiani. Poi, in realtà, la sfortuna di... o la fortuna di non essere californiano ma essere chianino ha fatto sì che lo skateboard fosse accantonato. Intorno ai 14-15 anni volevo fare il DJ, poi ho comprato un basso, quindi invece mi sono avvicinato al rock, musica rock, la band, pensavo di voler fare il musicista e poi in realtà a un certo punto ho incontrato la fotografia, un po' per caso perché mio babbo aveva una reflex in casa che a un certo punto ha iniziato a prestarmi, ero curioso di questo oggetto, ho iniziato a usarlo. Lui aveva anche un po' questa passione per stamparsi le foto da solo e quindi in realtà mi ha un po' in quel momento passato questa curiosità verso la fotografia che poi negli anni ha preso più il sopravvento e ho iniziato intorno ai 21-22 dopo aver fatto un corso di fotografia a Firenze che è stato la Fondazione Studio Marangoni nel 2000, nel 99-2000. E poi subito dopo io ho iniziato a lavorare, cioè è stato abbastanza rapido la mia spinta verso il lavoro con la fotografia. Quando tu inizi proprio a lavorare, no? Che decidi che la fotografia diventa il tuo lavoro, e la tua famiglia come ha accolto questa? All'inizio erano un po' scettici perché i miei genitori ora sono in pensione entrambi, ma hanno avuto due lavori, diciamo, standard. Mio papà ha fatto il geometra, mia madre invece è stata insegnante alle elementari. Da quando dico alle persone faccio il fotografo, la prima reazione quasi sempre è ma fai che fa? Fai le foto a matrimoni, perché è un po' la cosa più comune che fa un fotografo in Italia, quindi sai, fare il documentarista è un lavoro un pochino più inusuale, quindi anche i miei genitori probabilmente quando ho detto che volevo fare il fotografo non si aspettavano che volessi fare questo tipo di fotografia, ma si aspettavano forse che avrei un giorno aperto il negozio di fotografia a Castiglione Fiorentino. Gabriele, per fare velocemente un elenco, tu hai nominato Vanity Fair, ma hai lavorato per i brand più importanti al mondo. Più che i brand ho lavorato per le riviste più importanti al mondo, l'ultima delle quali, che è quella con cui lavoro tuttora, è National Geographic America, che è stato un po', sai, come arrivare, per me è come arrivare in cima alla piramide, perché è il sogno di quando ho iniziato a fare il fotografo, ho detto voglio lavorare per National Geographic e ora ci lavoro, sono 6 anni, 7 anni che lavoro per loro, però poi ho lavorato un po' per tutti, in Italia le mie foto sono state pubblicate da Repubblica, dal Corriere, da Internazionale, da Vanity Fair, dall'Espresso. Hai 3 consigli, giusto per dare un numero, 3 consigli per chi è all'inizio, magari in una piccola provincia, le stesse dinamiche sfavorevoli da un punto di vista, no? Molti potrebbero dire, ma chissà se ce la puoi fare, no? Partendo
da una provincia o quant'altro? Allora, sulla fotografia e su quello, cioè sul tipo di carriera che ho fatto io, la provincia non ha niente di sfavorevole. Diciamo, è un percorso personale. Che tu parta da Castelfrentino, da Milano, da New York, poco cambia. A un certo punto quello che ho fatto io prevede che tu debba per forza iniziare a spostarti e buttarti sulle cose. Quindi non importa dove parti. Cioè io, anche fossi nato a New York, a un certo punto mi sarebbe venuta la curiosità di andare in Cina e sarei dovuto andare in Cina, come ho fatto. Quindi partire da Castelfrentino o da New York cambia poco. Io ora ho detto Cina a caso, ma sono tanti paesi dove poi ho un po' vissuto e un po' lavorato. E questa cosa qua è uno dei consigli che do a chi vuole fare questo lavoro. Uno è tenere sempre le antenne ben alzate, cioè la curiosità è il primo elemento. Io sono una persona estremamente curiosa, a volte pure troppo, rischio di farmi mandare da quel paese dalle persone perché ficco il naso un po' troppo nella vita degli altri. Però ecco, la curiosità è fondamentale. Ci vuole una buona dose di intraprendenza, perché purtroppo ecco, è un settore dove quasi mai ti vengono a cercare a casa, sei sempre tu che devi andare a cercare gli altri e bussare alle porte. Tanti riviste con le quali ho lavorato mi hanno aperto dopo mesi o anni che ero lì a fare toc toc, guarda, sono Gabriele, faccio il fotografo, mi fate lavorare. No, alla decima volta, ma proviamo. E quindi ecco, questo ve lo consiglio, non vi scoraggiate. Gabriele, percorso di qualsiasi artista, imprenditore, sportivo, siamo portati a raccontare sempre ciò che va bene, no? Qualche caduta, qualcosa che dici, caspita, questa mi ha segnato, ma magari poi ti ha aiutato anche a crescere. Sì, allora, ce ne sono state varie, però se ne devo raccontare una su tutte, sicuramente c'è stato un anno particolarmente buio della mia vita, della mia carriera, che credo 2016, quindi è successo 7-8 anni fa, a Panama, e mi sono trovato lì a lavorare con giornalisti internazionali, con dei colleghi, allo scandalo dei Panama Papers. Quindi era un argomento anche per me molto difficile da comprendere. Io non è che che sia un esperto di finanza o queste cose qua, però ero a lavorare lì su quello scandalo, su quella tematica. E alla fine di questo lungo viaggio molto impegnativo ho pensato, vabbè, mi prendo una settimana di vacanza, vado a Cuba prima di ritornare in Italia. Sono andato a Cuba con l'idea di riposarmi e mi ricordo bene che i primi giorni mi sono venuti degli attacchi di panico. Cioè ero lì da solo con un carico di stress e di stanchezza addosso tale che non lo so che cavolo è successo, ma sono veramente andato in tilt. Stare in giro per il mondo da solo per così tanti anni è una figata, ma anche un carico di cose negative che poi ti segnano. Cioè, prima fra tutti il fatto che appunto stare così tanto da solo ti porta a incontrare tantissime persone, ma sono tutte persone che incontri per pochi giorni e poi spariscono dalla tua vita. Quindi le relazioni più stabili, più forti, pian piano le perdi. Cioè, i vari amici che avevo qua, negli anni mi rendo conto che me li sono un po' persi, o cioè non persi, ma diciamo che alcuni rapporti si erano molto, molto allentati, perché io ero sempre in giro a fare tutta un'altra vita e mi perdevo tutto quello che stava succedendo nella vita delle persone care. C'è anche uno stress fisico mostruoso. Io non è che i budget con i quali si lavora quando si fa documentari siano milionari, cioè molto spesso io mi sono trovato a dormire per settimane sui divani delle persone, o a volte anche per terra in aeroporto, cioè non avere i soldi per pagarsi un hotel perché devi tenere il budget tutto controllato, o magari sei in posti dove appunto sei costretto a mangiare lo stesso cibo per 20 giorni, la stessa cosa uguale perché non puoi andare in altri ristoranti. Quindi comunque è una serie di cose che si accumulano, stress fisico, stress mentale, emotivo. A un certo punto tutta questa mix di cose mi ha fatto fare un botto e sono stato 6-7 mesi fermo. In questi 6-7 mesi, per ritirarmi su, l'ho provato un po' di tutte, banalmente all'inizio lo yoga, la meditazione, fino ad arrivare allo psicologo, anzi tre, ne ho cambiati tre perché il primo non mi convinceva, la seconda così così, il terzo è stato quello buono. E quindi chiacchiere, psicologo, rimettere a posto alcuni pensieri o alcuni meccanismi comportamentali o di scelte che erano forse non quelle giuste di quel momento,
E poi, insomma, le cose si sono riappianate e poi pian piano sono ripartito. E ora, da quel momento lì, che è stato veramente un po' uno spartiacque, ho ricominciato a fare più o meno la vita di prima, ma con una consapevolezza molto diversa e con la capacità di scegliere molto meglio. Dicevo di sì a tutto, e forse quello è stato un errore, perché alcune cose magari non, dentro forse non le volevo fare. Gabriele, hai vissuto e stai vivendo tutto un grande cambiamento che c'è nel settore della fotografia. Come giudichi questo? Più che giudicare, come osservi questo cambiamento? Non è che lo osservo, lo sto proprio vivendo. Cioè, anch'io ho dovuto cambiare molto le cose, perché tuttora faccio il fotografo, quindi mi sono dovuto assolutamente adeguare anno dopo anno a tutta una serie di cambiamenti, che sono i primi più evidenti. 20 anni fa, quando ho iniziato a fare il fotografo, avevo i rullini nella macchina fotografica, ora posso fare le foto con il mio telefono e probabilmente la qualità è più alta di quella che mi dava la mia macchina fotografica a rullino 20 anni fa. Gli strumenti sono cambiatissimi, ma è cambiato poi di conseguenza tutto l'approccio. Cioè, prima si facevano molte meno fotografie perché avevano un costo, ora ne puoi fare all'infinito e ti costa una o 10.000, è la stessa cosa, non cambia nulla. E tante persone in più sono fotografi, perché è uno strumento che prima era un po' d'élite, te lo dovevi comprare, costava dei soldi, non tutti potevano permetterselo, o non tutti avevano quella passione, quella aspirazione. Ora, anche se tu non vuoi fare il fotografo, ma comunque lo sei, perché hai un telefono in tasca che ti fa fare delle fotografie che poi metti su Instagram, su TikTok, ovunque. Quindi la fotografia è diventato un linguaggio che prima era una lingua parlata da pochi, ora la parlano tutti, tutti fanno fotografi. Per contro, essendo tutto così rapido, così immediato, quello che si vede ha molto meno peso spesso e viene dimenticato più facilmente, perché c'è una sovrabbondanza. E a questo un po' ha portato forse ad abbassare un po' la qualità di quello che viene prodotto e scattato. La differenza sono in pochi a farla. Io seguo pochissimi fotografi che veramente penso stiano facendo la differenza usando questo strumento. Facciamo questo gioco. Trovi per strada il Gabriele di 20 anni, cioè lo ritrovi. Cosa gli diresti? Credo che al me stesso di 4, supponiamo che sì, appunto, io ho 14 anni, non ho 20, ho cambiato la domanda, non ti preoccupare. Ma preferisco andare 6-7 anni prima. Torniamo ancora più indietro. Studia di più e soprattutto studia di più le lingue. Ho un'invidia mostruosa verso le persone che incontro che parlano 3-4 lingue in maniera fluida. Altre lingue le capisco e so sputare fuori qualche parola, ma non le parlo, e questa cosa mi dà veramente una frustrazione, un nervosismo mostruoso, e dico, vorrei poter andare da me quando era, cioè il momento giusto, quando avevo 10-12 anni, dirti studia di più il francese, studia lo spagnolo. Per fortuna negli anni, poi quando inizi a pubblicare le cose nei magazine che tutti leggono, quando ti capita di andare in televisione perché ti chiamano come in questo caso, ma altre volte io comunque quest'anno... Che sei stato ovunque in televisione. Sono stato in televisione su Rai 1, su Rai 3, sulla 7, Propaganda Live, TG1, Striscia la Notizia. Striscia la Notizia, cioè mi chiamano a raccontare quello che ho visto nei miei lavori. Anche gli amici o le persone che mi vedono riconoscono, oh, ora mi è più chiaro cosa fai, quindi c'è un po' una sorta... Se lo dice la TV. La TV ti certifica che hai un lavoro vero in qualche modo. Gabriele, è stato un onore averti qua. Grazie dell'invito. Ciao a tutti. Timeline. Successi, ricordi, emozioni e sofferenze di una vita.